Bastano forti piogge per mandare in tilt il traffico a Fano. Il temporale di questa mattina, infatti, ha paralizzato la città, provocando code e rallentamenti a causa degli allagamenti. I tombini, in più, invece che ricevere, riversano l'acqua piovana in strada, come per esempio in via 4 Novembre. Numerosi oggi cittadini che ci hanno inviato le loro segnalazioni, come un reporter di strada che ci ha mandato questa foto dei passeggi, in cui scrive: le erbacce e le foglie che non vengono raccolte quando vengono tagliati gli alberi vanno a intasare i tombini. I vigili del fuoco di Fano sono intervenuti in viale Kennedy, in via dei Lauri e in zona Sassonia, anche per alcuni scantinati allagati. I vigili urbani sono intervenuti in viale Piceno, via Flaminia, via delle Rimembranze e in via Nelli per rimuovere un tombino finito in mezzo alla carreggiata, travolto dall'acqua, e per riportarlo in strada. In azione anche in via Pisacane, nel sottopasso del Lido di Fano e di Torrette, che sono stati bloccati al traffico. Inoltre, a Senigallia è stata chiusa la strada statale 360 Arceviese in entrambe le direzioni, tra le località Bettolelle e Casine, in provincia di Ancona, a causa di un allagamento dovuto alle forti piogge che hanno interessato la zona nelle ultime ore. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Il personale ANAS è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità.